Bentrovati. Questa catechesi parleremo della Santa Messa. È un tema piuttosto sentito, anche perché noi cattolici andiamo spesso a Messa, quindi vale la pena di vedere brevemente di che si tratta. Facciamo innanzitutto una piccola ricognizione per quanto riguarda lo status quo, cioè quello che abbiamo adesso. Pratica che succede che nel 1965 il cardinale Ottaviani e il cardinale Bacci esaminano il nuovo Ordo Missae, quello che fu promulgato da Paolo VI, con il BEC cosiddetto, il breve esame critico. Bene, in questo esame critico i cardinali dicono che sarebbe bene ritornare al precedente ordo, quello di San Pio V. Dicono testualmente: supplichiamo la Santità vostra di non volerci togliere la possibilità di continuare a ricorrere all'integrità feconda di quel missale romanum di San Pio V, dalla Santità vostra così altamente lodato e dal mondo intero cattolico così profondamente venerato e amato. Però Papa Paolo VI non lo ritira e quindi lascia in vigore il Novus Ordo, quello che abbiamo oggi. Nel 70 viene pubblicato col Messale un proemio che spiegava e sottolineava la continuità di questo Messale con la tradizione, perché il Messale, sappiamo, contiene testi liturgici molto antichi, risalenti al sacramentario gelasiano del 750 addirittura. Quindi il Vaticano II non solo conosceva il Messale San Pio V, ma anche quelli anteriori, il sacramentario gelasiano, i testi della Didache. Che cos'era Didache? Didache è il più antico catechismo cristiano, scritto una sessantina di anni dopo la morte di Gesù. Alcuni passi si trovano nella lettera di Barnaba, scritta nel 97. Dice la Didache, al capitolo 10, paragrafo 5: ricordi, Signore, la tua Chiesa, di preservarla ad ogni male, di renderla perfetta nel tuo amore, santificata, raccoglita dai quattro venti nel tuo regno, che per lei preparasti, perché tu la potenza e la gloria nei secoli. Vedete bene che questi testi suonano, sono esattamente quelli che noi diciamo nel Messale odierno, quindi sicuramente il nostro Messale ha radici antiche e profonde. Quindi l'attuale Ordo Missae, il Messale, è stato molto arricchito rispetto a quelli precedenti. Pensate che nel 1870 il Messale conteneva solo otto prefazzi. Prefazio è quella preghiera che va dal Signore sia con voi e con il tuo spirito, fino al Santo. Nel 62, 1962, erano ben 15. In quella attuale sono 117, tra prefazzi propri, dei santi, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente un arricchimento notevole. Veniamo appunto adesso alla messa. Il nome messa non è chiaro da dove derivi, nel senso che alcuni lo fanno derivare da mensa, teso come la mensa eucaristica, ovviamente. Altri parlano di missio, del latino missio. La messa è una missione che il Signore ci ha consegnato, quindi dobbiamo adempierla nel migliore dei modi, eccetera, eccetera. Quindi, comunque, questo per quanto riguarda il nome. La messa è un memoriale vivo ed efficace della Pasqua del Signore. Quindi se qualcuno
ci dovesse chiedere che cos'è la Santa Messa, noi rispondiamo: è un memoriale, quindi un far memoria, un ricordare ciò che il Signore ha fatto. Dimostriamo al Padre, tramite lo Spirito Santo, che ci ricordiamo il sacrificio che Gesù, il Figlio, ha compiuto. Quindi la Santa Messa è un'azione di grazia rivolta al Padre. Noi ci rivolgiamo, parliamo con il Padre. Guarda Padre Santo questa offerta. No, è esattamente un discorso che intavoliamo con Dio Padre. Gli dimostriamo che ci ricordiamo quello che il Figlio ha compiuto. E Gesù ci lascia questo comando: fate questo in memoria di me, così nel Luca capitolo 22 e anche in Prima Corinzi capitolo 11. E in obbedienza a questa volontà di Gesù, il memoriale di questa cena diventa subito un atto centrale nella vita della Chiesa. E se ci ricordiamo, i discepoli di Emmaus riconoscono Gesù nello spezzare del pane. Quindi questo gesto che si fa è essenziale per la conoscenza di Cristo. La comunità, le antiche comunità cristiane diventano assidue nella frazione del pane, fractio panis, detta anche Eucaristia, dal greco Eucharisto, che vuol dire rendo grazia, rendo grazie. Quindi l'Eucaristia è un rendimento di grazie che facciamo. E per celebrare questo memoriale, i discepoli si radunano nel giorno della resurrezione, il primo dopo il sabato, si dice, quindi l'ottavo giorno cosiddetto, e ben presto viene chiamato Dies Dominica, o semplicemente Dominica o Domenica, come diciamo oggi, che sarebbe appunto il giorno del Signore. Il nome Domenico vuol dire proprio consacrato al Signore. Bene, mediante questo atto la comunità e i credenti possono incontrare il Signore risorto per portare a Lui le domande e i bisogni della propria esistenza e ricevere da Lui il dono di una vita nuova che viene dall'alto. Sapete, io a volte incontro persone che mi dicono: ma guardi, padre, io prego tranquillamente a casa mia, non c'è bisogno di andare in chiesa, che serve, no? Sto tranquillo, non faccio peccati, non vedo gente, non chiacchiero, non sparlo. Ovviamente hanno torto, Pregare a casa è un conto, pregare in chiesa è un altro, In chiesa c'è la presenza eucaristica viva e reale, no? Andare in chiesa, ecclesia, vuol dire assemblea, vuol dire andare in assemblea. In casa non si fa nessuna assemblea, quindi ci salviamo con tutti quanti, insieme agli altri, non ci salviamo da soli, quindi andare in chiesa è essenziale, è fondamentale, se vogliamo dire di essere cristiani cattolici. E appunto in chiesa incontriamo il risorto. Siamo come i discepoli di Emmaus, incontriamo Lui, vediamo la frazione del pane, lo riconosciamo in quella frazione. Bene, quando comincia la messa? La messa, uno dice, beh, comincerà con il segno della croce, nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Io direi che la messa comincia ancora prima. Se ci pensiamo, si sentono le campane suonare, almeno nei paesi, in città forse non si sentono, però nei paesi si sente il rintocco delle campane. Quello è il primo segno della Santa Messa e si forma una processione, no? Ci si reca in chiesa tutti insieme, quello è il primo momento, diciamo così, di ecclesia, di comunità, di assemblea. Ecco, quindi cominciamo a procedere verso la Santa Messa. Le parti della messa sono essenzialmente cinque: sono le letture, le preghiere,
i canti, le cosiddette eulogie, che sono nient'altro che le preghiere al Padre, quelle per il nostro Signore Gesù Cristo, Figlio che è Dio, eccetera, eccetera. E poi, parte essenziale, il silenzio. Perché essenziale? Perché nel silenzio si raccoglie il frutto della celebrazione liturgica, quindi dobbiamo lasciare un congruo tempo di silenzio. E per inciso, il sacerdote celebrante non può inventarsi le preghiere. Io purtroppo ho assistito a volte a celebranti che improvvisavano le preghiere. No, questo non si fa. Magari si faceva agli inizi della cristianità, quando non c'erano i messali. Allora il sacerdote, come poteva, così improvvisava la sua preghiera. Però adesso sono parecchi secoli che abbiamo i messali, quindi non bisogna inventare nulla. Anzi, il fedele ha diritto a sentire la messa così come è scritta nel Messale, canone 214, dice: i fedeli hanno diritto di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito, approvato dai legittimi pastori della Chiesa, e seguire un proprio metodo di vita spirituale che sia conforme alla dottrina della Chiesa. Quindi, se sentite un sacerdote celebrante che si improvvisa le formule e tutto il resto, dice: Reverendo, faccia il favore, dica la messa come è scritta nel Messale. Anche perché con le formule del Messale siamo certi che la consacrazione avviene. Se noi improvvisiamo, ci inventiamo altre formule, chi lo sa? No? Quindi meglio non rischiare. Allora, veniamo adesso un po' alla struttura della Santa Messa. Abbiamo i riti d'ingresso, no? Quando si entra in casa di qualcuno si saluta, no? E ugualmente anche quando si entra in chiesa si va a trovare il Signore, ci sono dei riti cosiddetti in cui noi vogliamo dimostrare la volontà di iniziare la Santa Messa. Poi abbiamo la liturgia della parola, appunto le letture, l'omelia, che è una spiegazione della parola, e qui ecco, potremmo dire parecchie cose sull'omelia. I riti d'offertorio, quindi quando si presentano i doni al Signore, la liturgia eucaristica, i riti di comunione e poi la conclusione. Quindi abbiamo esattamente tre riti e due liturgie. Tre riti, ingresso, offertorio e comunione, e due liturgie, liturgia della parola, liturgia eucaristica. Ecco, impariamo a distinguere questi momenti. Che differenza c'è tra rito e liturgia? Nel rito il popolo partecipa. Quindi risponde con delle formule, fa magari processioni, canta, compie alcuni gesti, il rito della pace, eccetera, eccetera. Nella liturgia invece il popolo sta fermo e io dico possibilmente attento, mi raccomando, non ci distraiamo a messa, lasciamo da parte i cellulari, i pensieri che ci assillano, ecco, cerchiamo di stare attenti, non chiacchieriamo col vicino. Non, nessun modo dobbiamo disturbare l'azione liturgica, perché uno va in chiesa, insomma, pensate che l'altro giorno sono andato al cinema qui a Roma, sono arrivato in ritardo e non mi hanno fatto entrare nella sala cinematografica. Quindi immaginatevi quanta gente arriva in ritardo in chiesa, entra, magari disturba, chiacchiera, eccetera. Al cinema non fanno entrare, quindi abbiate pietà, cercate di andare in orario in chiesa. Poi chiaramente ci sarà l'eccezione, l'emergenza, eccetera, però ecco, che non diventi un'abitudine, perché è una questione di rispetto, no? Quando noi andiamo a un appuntamento importante con qualcuno, magari arriviamo un quarto d'ora prima, 20 minuti prima,
così, la Chiesa, l'appuntamento con la persona più importante in assoluto, il Signore. Quindi cerchiamo di arrivarci per tempo, salvo, ripeto, imprevisti che possono succedere. I riti, dicevamo, quindi tre riti, li ricordo brevemente: ingresso, offertorio, comunione, sono sempre delle litanie. Che cos'è la litania? Lo sappiamo. Una sequenza di ripetizioni o preghiere cantate o anche recitate dal sacerdote, dal diacono o da un cantore, a cui il popolo risponde con delle formule preordinate. Quali sono queste liturgie, queste litanie? Prima litania in assoluto è il Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Che può essere cantata, recitata. Se la messa è solenne, è bene che sia cantata comunque. La seconda litania è la preghiera dei fedeli. Ascoltaci, Signore. Quindi c'è il lettore che pronuncia una serie di preghiere e l'assemblea acclama con Ascoltaci Signore. Di solito Ascoltaci Signore, però si possono anche usare altre formule. Io preferisco Ascoltaci Signore, per non sbagliare. La terza litania è l'Agnus Dei, l'agnello di Dio. Quindi l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, eccetera, eccetera. È una litania anche questa. Quindi abbiamo tutte le litanie, Kyrie eleison, preghiera dei fedeli, agnello di Dio. I canti, e qui hanno dato dolente perché sapete, la gente non canta volentieri. Di solito in assemblea si fa fatica a cantare, perché uno dice: ma io non sono intonato, sono stonato, si fa fatica, non conosco i canti, eccetera, eccetera. Il canto, cari fedeli, è essenziale. Essenziale. Perché? Provate a pensare, tante voci che diventano una voce sola. Utum sint, affinché tutti siano uno. Questo è un desiderio, forte del Signore. Quindi tutte le voci che abbiamo in assemblea diventano col canto una voce sola. Ed è un bel modo per cominciare la Santa Messa, no? Non solo, ma col canto noi ci focalizziamo sul mistero. Lasciamo da parte i pensieri che abbiamo, l'arrosto che sta cuocendo con le patate, se è domenica, zio Peppino che viene a trovarci, insomma. Lasciamo da parte tutto e pensiamo al mistero che stiamo celebrando col canto. Quindi il canto è essenziale. Quindi fate il favore, cercate di imparare i canti, fate prove di canto, sforzatevi di cantare perché, ripeto, è essenziale. E anche senza lo strumento fa niente, si canta a cappella. Noi qua in ospedale, nella nostra cappellania, cantiamo sempre a cappella. Non abbiamo trovato ancora, purtroppo, un organista che ci accompagni. Pazienza. Cantiamo così come possiamo, però cantiamo, ecco. I canti, non tutti i canti vanno bene, ovviamente. Sentite in chiesa canti degli alpini, canzoni di André, no? No, abbiate pazienza, non va bene. Ci sono dei canti approvati dalla Chiesa Cattolica, soltanto quelli vanno eseguiti. E allora, lasciando da parte le innovazioni che non servono, distraggono, non dicono niente, insomma, ci vuole che il canto parli del mistero. Se parla di noi, non celebriamo la messa, celebriamo noi stessi. Quindi. Diceva il compianto Giovanni Paolo II: bisogna pregare Dio non solo con formule teologicamente esatte, ma anche in modo bello e dignitoso. A questo proposito, la comunità cristiana deve fare un esame di coscienza perché ritorni sempre più nella liturgia la bellezza della musica e del canto. Occorre purificare il culto da sbavature di stile, da forme trasandate di espressione, da musiche, testi sciatti e poco consoni all'atto che si celebra. Questo
San Giovanni Paolo II, per cui ecco, cerchiamo di mettere in pratica quello che ci ricorda il nostro amato Papa Wojtyła. La Conferenza Episcopale ha appunto pubblicato anni fa un repertorio composto da 360 testi accuratamente selezionati in base a questi criteri: pertinenza rituale, verità dei contenuti, qualità della composizione. Quindi, pertinenza rituale, che siano inerenti al mistero: a Pasqua si cantano canti pasquali, in Quaresima canti quaresimali, eccetera, eccetera, in Avvento e così via. Che contengono verità di fede, cioè che non contengono errori pacchiani. E poi che siano anche gradevoli, cioè belli da sentire, un canto brutto ci farà brividire. Ecco, allora, meglio sentire canti belli. E lui dice, vabbè, benissimo, allora eseguo il repertorio classico, per esempio la Messa di Requiem, la Missa Solemnis di Beethoven. Attenzione, sono opere non tanto eseguibili in chiesa, perché scritte in un certo momento storico, con un certo ordo misse, quindi forzarli al nostro modo attuale non è forse opportuno. E il canto deve essere intonato da tutti. Di solito c'è una corale o scola, che sono alcune persone di buona volontà, che cercano di dare il là, di intonare il canto, con la speranza che poi il popolo segua. Purtroppo però spesso si trovano a cantare soltanto loro. Quindi invece il popolo deve almeno ripetere, no? Il ritornello dei canti, almeno il ritornello. Quindi mi raccomando, facciamo questo sforzo. Come ci si veste a messa? Beh, è un appuntamento importante. Come ci si veste quando si va a un appuntamento importante? Ci si veste bene,